Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi mi trovate qui dopo l'assenza di 10 giorni, che comunque non mi ha fatto lasciare il canale senza video, che infatti avevo preregistrato e infatti dovrei aver risolto finalmente i vari problemi di audio che ci sono stati. Purtroppo non è dipeso da me, nel senso che non mi ero accorto di questo piccolo problemino che c'è stato. Avevo finito di registrarli alle 5 del mattino prima di allontanarmi appunto da casa e quindi non ho avuto modo di risolvere. Mi scuso ancora una volta, cosa che ho fatto anche già nei commenti, ma insomma ci tenevo a fare questa piccola intro generale. Oggi invece vi porto quello che il recap della spacchettata che abbiamo fatto ieri live su Twitch, di quelli che sono stati i premi della VL con i Tots della Liga Spagnola, premi della VL che non hanno neanche visto aprire i pick. Perché, come sapete, sono stati dei problemi. Quindi, quando io ho aperto i premi, non ho aperto i pick dei ragazzi. Ma ci sono veramente tante, 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 tante clip divertenti e piene di colpi di scena che volevo far vedere. E nulla, quindi ci tenevo a fare questa piccola intro. Vi lascio a quelle che sono le clip che abbiamo registrato appunto in live, perché mi trovate in live su Twitch dalle 12 alle 16 ogni giorno. E nulla, godetevi tra virgolette lo spettacolo. Ci vediamo poi per i saluti dopo. Un altro pacco da 100K. Dracula saggiamente decide di uscire e rientrare dal mercato per sbaggare la situazione, per invertire la rotta. Ecco qui, no, questo è Champions, non è Tots. Non mi freghi più gioco, ormai ho fatto il callo, però chi sei? Oh, De Bruyne, vabbè, still 89. 91, scusatemi. Beh, decent. Beyeder OTV cacciatore. Ciao Antonio, grazie per il follow, benvenuto. Hai comprato Richarlison? Non ha un nome, ma solo un cognome, si è chiamato Richard. Epico. Ciao Carlo, grazie per il follow, benvenuto. Ciao Tommà. Ragazzi, c'era qualche problema perché avevo dei problemi audio quella sera. Spero di aver risolto. Intanto Dracula, raga, è partito a cannone. Fermi. Fermi. No, Spagna è per... No, Cazorla. O Pareco. Cazorla. My God. My God. C'è qual... Può esserci qualcosa di buono da sotto? Beh, dai, Diego Carlos è decent. Diego Carlos not bad. No, Creo. Oh, no, 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 no. No, no! Hortense, non devi spoilerà! Che Aiko, no! No! Ok, vabbè, decent. No, Prime Moments però, chi è? Vir Marco Van Basten Prime Moments! Ma che sto vedendo stamattina, oh! Pensavo fosse Gullit, o Cruyff, perciò si era fomentato a Belva. Però anche Marco Van Basten Prime Moments merita, secondo me. Cioè, che dire? Guardalo lì, fiero. Fiero proprio. E ci potrebbe anche essere qualcosa da sotto. Ecco, infatti. Cioè, ce lo spoilera? Fermo? Fermo? No, vabbè, niente. Niente. vabbè, niente costa, però, cioè, che pacco è? Che pacco è Van Basten Prime Moments e Oblak 96? Cioè, vorrei capire un attimo. È la difesa che andrò a fare anche io, Carminù. Mjordic Icon 450K. Ma su quel costo non so se c'è qualcosa di buono, eh. Sì, infatti si è preso 1800 secondi di timeout il buon Hortense, che credo siano anche pochi. No, raga, dovrebbero fixare. Ciao Emi, buona giornata. Salve Pava. Bene, in tutto ciò abbiamo anche il pacchetto ancora da 3 if, che cioè da 3 tots, ecco, va bene. Che potrebbe regalare un'altra gioia al buon Hortense. Cannavaro, Cannavaro sì, magari, però non è che mi faccia proprio impazzire il Fabione. Intanto Hortense si prepara, così, a freddo, senza colpo ferire, lo apre.
Però non ho visto stavolta un eccessivo spam, a meno che non se l'è tenuto per sé o è svenuto. Questo è Cross. Sì, è il classico Cross, però Cross è 96, quindi al di sotto potrebbero celarsi carte come Ramos, De Jong, Diego Carlos, insomma, qualcosa potrebbe esserci. Vediamo, occhio, occhio. Vabbè, Griezmann, ragazzi. Nei denti. Che dire, penso che stamattina Hortense si è svegliato e ha fatto una preghiera alla Madonna di Lourdes, quella che c'aveva il cacciere seduta ieri dietro alla mensola. Quanto costa Griezmann, raga? Fatemi capire un attimino quanto costa Griezmann. Quanto ha fatto il buon Hortense stamattina con questi tre pacchetti? Ecco. Ah, giustamente non poteva spammare perché era stato timeoutato, vero? Beh, 700k Griezmann, più comunque quegli altri, pure dal pacco, Oblak, eccetera, penso che a sfiorare i 2 milioni ci arriva, no? Credo, poi non saprei, onestamente. Ricordiamo, contiene 3 tots di Liga Spagnola. Occhio, occhio. Spagna nei denti, pinguì. Un ottimo Cazorla anche per te. Un ottimo Cazorla. Però sotto potrebbe esserci De Jong, potrebbe esserci Diego Carlos, potrebbe esserci della roba interessante. E invece no, Odegaard e Ocampos. Diciamo non è andata propriamente bene al pinguino nazionale. Vediamo se ha in serbo per noi una mossa epica. Ciao Fantasy, grazie per il follow, benvenuto. Ciao, Momo, da quanto tempo, veramente? No, che ha fatto? Ha preso i pacchi non scambiabili. La mossa del T-Rex! Fermi, ha preso i pacchi non scambiabili. Per la prima volta in carriera, pinguino. Pa due pacchi Ultimate, così. Beh, secondo me Griezmann, Speedy. Freddo Cross, ma forse Cross, onestamente. Pinguino sceglie la via del contenuto. E parte subito il primo ultimate. Tots, fermi. Francia. Dici. No, vabbè, ma che è sto pacco? Raga, la mossa del fottuto T-Rex! La mossa del fottuto T-Rex! La prima volta che ha preso i pacchi non scambiabili si è portato a casa Varane. Io non ho parole, cosa sto vedendo? Che dire, raga, avete visto, insomma, che veramente è successo di tutto tra mosse del T-Rex, mosse del secolo, giocate incredibili. Sono stati spacchettati giocatori. Veramente non male quel Van Basten Prime Moments ci ha lasciato tutti di stucco, ma il Varane di Pinguino rimarrà probabilmente nella storia. Io vi saluto, vi do appuntamento qui sul canale con un prossimo video, in live ogni giorno su Twitch, raga. Un salutone e peace.